Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi unboxing dal divano, perché no? Quest'oggi quindi ragazzi, unboxing prima del campionato italiano mare kayak promozionale, sì, un titolone lungo così, quindi ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, presto arriveranno i video completi delle gare, quindi sì, presto nel senso appena avrò modo di fare la gara inizierò a montarli. Dunque ragazzi superiamo i 100 mi piace per questo unboxing. Non fate quelli dal braccino corto perché so che c'è qualcuno là che si dimentica di mettere like. Quindi mettetelo ora e godetevi il video con la sigla. Doveva esserci anche un'altra cosa un pochino più grande ed importante, ma Bartolini ha ben deciso di smarrire il mio pacco! Sì! Porco schifo, adesso mi farà fare solo più casini e giri e già venerdì che sarà una giornata stressante la farà diventare ancora di più? Come se questa non fosse una settimana stressante, sì. Dunque iniziamo subito, allora prendiamoci un bordello di roba interessante. Dunque iniziamo subito, prima cosa che mi capita, ok, boss del 30 se non mi ricordo male. L'ho preso perché devo fare le lenze sabichi, arriverà un video dove vi spiego come faccio i miei sabichi perché sono veramente catturanti e quindi ve lo voglio insegnare. E quindi questo mi serveva per i sabichi, per pescare a fondo, per fare i vari terminali. Cioè, ha una tenuta all'abrasione pazzesca perché ci ho pescato 3 giorni con questo filo di varie dimensioni, ovviamente dal 18 al 26. E cazzo, ha tenuto un sacco, ha tenuto a siluri, lucci, carpe, ninfei, rocce. Cioè, si è dimostrato super affidabile sia alla tenuta che all'abrasione. E quindi andatevelo a provare che fidatevi, è un ottimo prodotto. Poi andiamo avanti. Prendiamo a caso un bel paccozzo di jig. 1, 2, 3, 4, 5 jig. Ecco, magari se ne faccio volare uno già a catapulta. In particolare sono i Siroc Metal Jig da 25 grammi che mi serviranno per la gara. Sono 5 tutti colorati uguali, ma ce ne saranno degli altri durante l'unboxing. Questi hanno la particolarità di avere la pancia fluo. Adesso li tiro fuori uno ad uno. Ecco qua uno, allora questo se vi ricordate bene è quello con cui ho preso i sugarelli dal pontile e la colorazione in particolare dico perché la dimensione è un po'. E i sugarelli del pontile, le mormore, ha come vedete una striscia qua in pancia che è la striscia glow che si illumina tramite la luce e questa versione da 25 grammi che va bene per pescare in verticale a sugarelli. Sgombri, tombarelli, eccetera, là che ne avrò modo. Con questa dimensione va benissimo anche per la ricerca di reali, perca, e aspi e cheppi anche. Colorazione schiena rosa e con la codina gialla. E qua ne abbiamo 5, tutti uguali. Adesso vabbè, non sto a tirarli fuori perché sono tutti uguali. Poi andiamo avanti. Oh, qua, quanti bei ricordi. Parliamo del Flat Rear Jig da 10 grammi, che è la versione più piccola, colorazione verde che mi ha fatto fare un sacco di catture a Mantova, tra cui i lucci. È un'esca fenomenale. Ce l'abbiamo in catalogo da tantissimo tempo. Questa esca ha il pregio di avere un corpo veramente compatto, una colorazione super per Mantova, tra l'altro, che è questo verdino qua che i lucci apprezzano molto e vorrei provarlo anche da me a reali, perche, eccetera. E si è rimostrata super catturante. Ci ho fatto il mega perca, ci ho fatto 4 lucci in 2 giorni. Quindi, sì, avrò capito un po' io la pesca, però l'esca ha aiutato molto. Questa è la versione più piccola, 10 grammi. Sono 3 colorazioni, 2 grammature, 10 e 18 se non mi ricordo male. Esca a tenere d'occhio, ragazzi, perché prende. Andiamo avanti. Altri Siroc Metal Jig, questa è la versione da 14, della stessa colorazione che ho preso prima. Eccola qua, che è la colorazione, sì, mi interessa 21. I 14 grammi sono da 4 cm e mezzo. Eccolo qua,
bello compatto, sembra, come vedete la forma ricorda molto una piccola acciughina. Le ho già testate in passato e torneranno utili. 5 anche qua e andiamo avanti con l'unboxing. Poi altri jig, sempre Siroc, colorazione 19 questa volta, sempre 5, colorazione un pochino più natural, qua 14 grammi, molto bellina, natural, pancia suo. Questo ci conto molto su questa colorazione, però forse anche questa non è da sottovalutare. Sono 5 anche qua, quindi non sto là ad aprirle tutti perché sono tutti uguali. Andiamo avanti, altro flat rear, sempre 10 grammi, sempre stessa colorazione e niente, è quello di prima. Andiamo avanti, andiamo avanti. Qua abbiamo 4 avvolgilenze tubertini che mi servono, che io utilizzo per tenere su sabbiche e montature da mare. Ultimamente li sto utilizzando anche per le montature già pronte che faccio per il drop shot, e così non devo stare là ogni volta a fare montature. Faccio la montatura, la prendo, tac, quindi metto sul piombo, metto sull'esca e sono a posto. Queste le utilizzo un sacco per tenere le mie lenze da sabichi. Ho preso altri 4 perché non avevo più spazio e mi servivano tante lenze di recupero, perché probabilmente ci si incaglierà. Andiamo avanti, avanti, avanti con la corsa. Qua allora abbiamo le perline in silicone tubertini da 6 mm che utilizzerò per fare i sabichi, li metterò in testa agli ami in modo da andare ad aumentare ancora di più l'attrattiva luminosa che sugherelli, sgombri e comunque quei pesci là adorano. Vi farò vedere in un video dedicato ai sabichi, quindi aspettate anche il video. Un'altra busta di palline da 6 mm. Poi abbiamo gli ami numero 6 della serie 553 per andare a fare gli assist hook per i jig. Ho voluto provare questa misura, adesso non so come mi troverò, forse sono un po' piccoli, forse hanno il gambo un po' lungo, però io ci provo, e anche perché non ho tempo, perché tra un paio di giorni dovrò partire, quindi speriamo vadano bene. Altri 5 jig da 25 grammi, colorazione 25 questa volta, un'altra colorazione ancora, una colorazione lampughina diciamo. Eccolo qui, guardate che bellino, che bei riflessi, però è bella questa color, sempre pancia glow e carina, carina, interessante, sarà da provare anche in acqua dolce. Andiamo avanti, altro pack di ami, se quelli non andavano bene ho preso questi che sono i 54 TS del numero 2, not bad, not bad. Poi altra roba, ci sono gli ultimi colpi, altro flat rear, sempre colorazione verde 10 grammi, che mi servirà perché avrò un ritorno a Mantova in kayak, preparatevi, e quindi probabilmente mi serviranno degli altri. Vabbè, andiamo avanti che sono gli ultimi colpi. Qua abbiamo la versione a 14 grammi di quello del jig che ti ho fatto vedere prima, che carino così piccolino, 14 grammi, quasi pena buttarlo in acqua, eccolo qua. Guarda qua, piccolino. Infine abbiamo il colore 19 da 25 grammi. Questa è l'ultima esca, questo è l'ultimo pack. Come ho detto, doveva arrivare un'altra cosa, però Bartolina me l'ha persa. Probabilmente la vedete in un video, l'avrete già vista, non lo so. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, superiamo i 100 like per questo video. E dunque direi che per questo video è tutto. Ciao a tutti!